tutti cari e care, benvenuti qui dalla vostra Erichioba. Eccoci qui cari e care, allora, nuovo video e sono felicissima di realizzare un video con una palettina dedicata ai gattini. Vi giuro che può essere che io avrò questa voce scema per tutto il video, perché quando ho visto questa palette mi sono veramente innamorata. Adoro la follia. Non è mai stata realizzata una palette sui gatti da quando ho memoria. Quindi comunque state notando che sono in bianco e nero perché volevo lasciarvi un pochino di sorpresa per quanto riguarda il mio look, che è ricalcato sui colori della mia gattina Susy, che vi faccio sicuramente vedere in video, ma che è un po' indisciplinata e adesso è in giro. Tra l'altro in video mi ha fatto anche un agguato, quindi può essere che prenderete paura. Comunque, la palettina in questione è la nuova Feline Dreams di Neve Cosmetics, eccola qui. Vedete che adesso vi metto a colori, poi torno io in bianco e nero. Ci sono tutti i gattini con il bordo metallizzato, è stupenda e è anche a forma di agendina, ma ve la faccio vedere meglio appunto dopo, quando inizia il video, e vi lascio alla fine le mie considerazioni sulla palette. Questo video è in collaborazione con Neve Cosmetics. Vi ringrazio moltissimo il brand per la fiducia, per avermela inviata, per avermela fatta provare, ma sapete che come sempre le mie opinioni sono in ogni caso trasparenti e indipendenti da eventuali invii o collaborazioni. Nulla cari e care, vi lascio al look, spero vi piaccia, a me piace molto, stasera ci esco e non lo so, lo trovo veramente super carino, anzi credo veramente di aver beccato i colori di Susy, quindi vi lascio direttamente al video tutorial. Bye. Dopo ti metto giù, te lo prometto. Eccoci qua cari e care, lei è Susy. Io adesso cercherò di riprodurre il suo look. Quindi. Avete potuto notare in questo frangente come i siamesi, documentario, possono essere leggermente fuori di testa. Ma sarò sincera, è da tutta oggi che la stresso, poverina, perché appunto volevo che facesse parte del video della Feline Dreams Eye Palette di Neve Cosmetics, che appunto andremo ad utilizzare adesso per ricreare un look un po' alla Susy e vediamo un po' come procedere. E guardate quanto carina è. Cioè, è da tantissimo che Neve Cosmetics non faceva una palette di ombretti e praticamente è fatta ad agendina. Vedete che carina? È troppo carina questa palettina. I gattini sono tutti bordati di oro metallizzato. Qui c'è uno specchio piuttosto grande, fatta a libro, appunto ad agendina, e questi sono i colori che poi vi swatcho anche tutti quanti. Hanno un rilascio molto soft del colore, quindi sono facilissimi da sfumare. Questo lo specifico perché? Perché io sono dell'idea che gli swatches degli ombretti non siano effettivamente una prova della loro qualità, nel senso che tutto dipende dall'effetto che tu vuoi ottenere, e gli ombretti Neve Cosmetics sono rinomatamente a rilascio soft, cioè sono facilissimi da sfumare e sono perfetti anche per look da tutti i giorni. Di conseguenza, a parte la scelta colori che è appunto molto felina e piuttosto desaturata, questa è proprio una scelta da color palette, cioè cosa vuol dire? Che non abbiamo un fucsia neon, perché stiamo parlando di gattini, quindi sono colori desaturati che vanno a ricalcare i manti appunto di questi magnifici e magnetici animali. Secondo me, se posso darvi già una prima opinione, è una palettina adatta anche alle persone che non amano truccarsi tanto, ma ovviamente potete calcare quanto volete se amate truccarvi tanto. Partiamo senza colpo ferire. Applichiamo una base, questa è l'Eyeshadow Base Rugiada per Makeup, ovviamente di Neve Cosmetics. Che per chi non lo sapesse è una base trasparente, magari vi potrà risultare un po' strana, ma è proprio per il fatto che si può utilizzare anche come mixing medium, cioè per mescolare i pigmenti e quant'altro, quindi anche per eventualmente far aderire dei glitter. Ok, cari e care, allora come prima cosa vado a prendere una matita, questa è la pastello
Ego Bistro M027. E siccome Susi ogni tanto magari vi metto una foto qui, sì, so bene che sembra una pazza. Il contorno occhi che è appunto marroncino, però marroncino freddo, quindi ho scelto di prendere questo color bistro per andare a fare una base. Dopo aver fatto ciò, vado a prendere Siberian, che è questo top. Allora, potete notare che gli ombretti spolverano, ma non esageratamente. Quindi, siccome probabilmente sarà uno smoky, mi mantengo abbastanza centrifuga. Vedete come si sfumano bene? Per questo dico che bisogna sempre un pochino diffidare degli swatch. Vado con la pastello Vanità, che è viola, ha un pelo di glitter e questa l'ho scelta perché nella palettina il colore siamese, che appunto è la razza di Susie, anche se è un po' bastardina, diciamocela tutta, è un violino, è un viola. Vedete, ed è sempre desaturato, però è un viola. Di conseguenza, andiamo a fare questa parte qui sotto, viola. Un pennello a penna. Non vi preoccupate se in questa zona magari sono stata un po' bassa, perché io poi vado sempre a pulirla con il correttore. Ma quello che sto facendo è creare una sfumatura ampia, appunto felina, qui sotto, vedete, sempre con siamese, che è veramente bellissimo, mi sto facendo un sacco questo colore, e con il pennello un po' scarico e senza troppa pressione vado anche nella piega, in questo modo. Ok, adesso vado a prendere il colore più scuro della palette, che è Ragdoll, che per chi non sapesse che tipologia di gatto è praticamente una sorta di siamese cicciotto a pelo lungo, e mia cugina ha questo gatto, spero di trovare una foto e ve la metto qui. E con un pennello a penna vado a scurire la V. Eccoci qua, oddio! Sì, sono i colori di Susie, adoro. Allora, come vedete, sono andata a pulire semplicemente un pochino gli angoli e lo faccio con una spugnettina perché la spugnettina, a differenza della salvietta struccante, non mi dà una forma completamente tagliata che non ci piace, ma comunque rimane circolare. Un'altra cosa che faccio adesso è andare a prendere con questo pennello stupendo di Neve Cosmetics, che è, oddio, è della collezione Crystal. Vado a prendere Miao, adoro follemente. No, aspettate, no, no! Cioè, Miao ti adoro, forse ti prendo dopo, ma vado a prendere Tabby, quindi giro il pennello e mi ricordo che Tabby è praticamente un grigio con dei riflessi lilla, quindi assolutamente mi interessava parecchio vederlo. Lo vado a picchiettare a centro palpebra. Infine, forse, Milk Please, quindi questo a panna freddo, lo vado a prendere con un pennellino di precisione, ci vado appunto con il panna, visto che il panna è uno dei colori principali di Susie. Benissimo! Io pensavo di metterci molto più tempo a fare questo look e non ho nemmeno fatto la base, ma non c'è fallout, quindi veramente, veramente carini questi ombretti, proprio carini. Voglio provare a fare una cosa. Visto che Susie ha questi occhi Serenity, volevo provare a mettere una matita chiara, anche se non ne ho trovata una celeste, bensì una turchese. E questa infatti è Serendipity. Adoro. Vado a mettere il mascara e scelgo il Black Bubble di Neve Cosmetics. Io l'ho già provato tantissimo, in uno dei miei video preferiti degli ultimi tempi, perché per me è veramente un mascara top. Adesso vi faccio vedere la differenza tra un occhio e l'altro. Non so se capiamo di cosa stiamo parlando. Veramente ottimo. Cari, ho pulito e fatto la base, ovviamente. E adesso stavo provando un pochino così a rischio, questo eyeliner che è Heliopolis I04, sempre di Neve Cosmetics, che è un eyeliner panna color latte anch'esso.
Quindi stavo provando a fare l'angolino del dotto lacrimale per dare più una forma da gatta. Praticamente quello che adesso sto facendo è riprendere il color siamese con un pennellino da precisione. Questo qui è lo Yellow Liner di Neve Cosmetics. Io vi iper mega consiglio tutti i pennelli, qui me ne hanno inviati di nuovi perché io li sto praticamente consumando anche se sono inconsumabili, cioè vi durano una vita. Tutti i pennelli di Neve Cosmetics, non perdono un pelo, io li utilizzo anche per l'accademia a livello professionale, sono ottimi, sono tanti, sono bellissimi, quindi cioè, pensateci perché i pennelli di neve sono veramente, veramente un investimento. Allora, adesso per rendere di più questa forma da gatta, vado con questo pennellino a ricalcare un po' il dotto lacrimale. Perfetto! Se volete vedere il dettaglio dettaglio di questo look, vi rimando al mio Instagram che trovate qui. Vi invito a seguirmi anche lì proprio per il fatto che vi faccio vedere il look nel dettaglio, con le foto super mega HD. Ci vediamo sempre quotidianamente in stories, quindi insomma, se vi mancherò dopo questo video, mi trovate sicuramente lì. Per le labbra, cari e care, sono andata a recuperare un rossetto di neve di questi qui della collezione Lilla Metallici, adoro alla follia, e ho visto che c'era un marroncino Susie e questo è Chocolate Pudding. Lo abbino alla matita Stay at Home, quindi vado. Qua, cari e care, ho anche messo un maglioncino color panna come Susie, strumentalizzata, poverina. Comunque, volevo me... Povero amore, ti sei proprio rassegnata. Mi piace anche veramente molto l'abbinamento con il rossetto. Questo rossetto Chocolate Pudding, davvero lo devo rivalutare per le feste perché secondo me si abbina veramente molto bene agli smokey. Poi che cosa ho fatto off camera? Ho fatto praticamente una zampettina qui e l'ho realizzata con un color bistro che è Ank Y09, è un altro eyeliner di neve perché i siamesi hanno proprio quel color bistro che non è né nero né marrone né grigio, ma è appunto bistro. Considerazioni finali, cari e care, sulla palettina di Neve Cosmetics. Per gli amanti dei trucchi arcobaleno, eccetera, eccetera, potrebbe magari così di primo acchito non far dire wow, perché comunque sono colori desaturati, ok? Ma dovete veramente guardarla da vicino e soprattutto dovete utilizzarla, perché lì capirete che sono degli ombretti che si sfumano veramente così. Gli ombretti che si sfumano, cari e care, la sfumabilità. Per quanto mi riguarda e vedo anche a scuola con i ragazzi in accademia, è una delle cose più importanti che deve avere un ombretto, per quanto mi riguarda. Per questo che è originale, perché è una palette appunto con un range colori desaturato, felino, con tanti grigi, con tanti viola grigi fantastici da sfumare, con volendo anche dei colori caldi, quindi abbiamo freddi, vedete, e caldi. È veramente iper versatile. L'ho trovata super carina, penso che la utilizzerò moltissimo anche durante queste feste, perché davvero ci fate, secondo me, degli smokey eleganti, veramente, veramente interessanti. Quindi, che altro dirvi, cari e care? Neve Cosmetics sicuramente per il Black Friday ha delle promozioni. Io vi lascio tutto quanto qui sotto in info box, così la potete acquistare appunto anche ad un prezzo vantaggioso. Sapete che Neve Cosmetics è un brand che punta sul minerale, sul naturale, sul vegan, eccetera. Insomma, se siete amanti di questi topic, sicuramente dovreste interessarvene. Cari e cari, io spero che anche questo look vi sia piaciuto. Avete visto che Susie è un po' indomabile, quindi cari e cari, io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Probabilmente io sarò in Giappone, però ve lo carico prima. Aiuto! Mi raccomando, seguitemi su Instagram, che così ci vediamo lì. Ciao, bye!